Le big tech stanno per crollare. L'Apple, la Microsoft, la Amazon, la Tesla, l'Nvidia e via dicendo. Perché queste azioni stanno per crollare? Crolleranno. Guarda, vi do il giorno preciso, il 24 di luglio. E beh, sta succedendo una cosa che raramente capita nel mondo della finanza, e cioè che di fatto chi gestisce un indice decide che forse queste big tech pesano troppo nell'indice, e allora è il momento di dargli uno stop, mettiamolo così. Comunque di dargli un limite e riequilibrare tutto il portafoglio. In questo caso parliamo di uno degli indici più famosi al mondo, quindi parliamo del Nasdaq. Ebbene, si è deciso che praticamente il Nasdaq dovrà essere riequilibrato e alcune aziende dovranno perdere di fatto un po' di valore all'interno dell'indice e altre lo acquisteranno, perché chiaramente se si impone un limite, di percentuale massima che può avere un titolo, è ovvio che le altre guadagneranno. E sarà interessante dopodomani, diamo il giorno preciso per chi chiaramente guarderà questo video tra qualche giorno, parliamo del 14 di luglio 2023, potrebbe anche guardarlo qualcuno un po' più in là, ebbene saranno dettate le linee guida di che percentuale perderanno le big tech all'interno dell'indice e soprattutto secondo me chi potrebbe guadagnare. Guarda che io incomincerò anche a dire chi secondo me potrebbe guadagnare, quindi state fino alla fine in attesa di quale aziende secondo me guadagneranno un bel po' di percentuali all'interno chiaramente dell'indice. Dicevo, il 14, venerdì 14, sapremo le linee guida, ma già si sa praticamente che dovranno perdere peso queste big tech. Poi il 24 di luglio entreranno in vigore praticamente il nuovo regolamento. E questo cosa impone? Ebbene, impone una cosa molto semplice: che tutti quelli, per esempio, che gestiscono gli ETF, no? Da BlackRock con gli iShares a Vanguard, giusto per citare tra i due più famosi, dovranno chiaramente adeguarsi a quello che è l'indice. Quindi se nell'indice Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e via dicendo, non peseranno più per il 12,5% come pesano adesso Apple, Microsoft, ma solo il 5%, è ovvio che dovranno vendere. È abbastanza ovvio che dovranno vendere i sottostanti, quindi l'azione, ed è ovvio che qui ci sarà un crollo del titolo. È ovvio che questa cosa non desta a favore delle big test, ma secondo me potrebbe andare a favore di alcune aziende, perché in questo contesto mi sembra abbastanza ovvio che si vuole riequilibrare un indice, perché la paura è che le big tech praticamente facciano muovere da solo l'indice. Cioè, ricordiamo che Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Alphabet, di fatto praticamente queste qui compongono il 50% del Nasdaq 100. Quindi praticamente solo queste aziende qua muovono praticamente tutto quanto l'indice. E la paura grossa è che questo indice potrebbe essere veramente squilibrato, visto che praticamente lo muovono solo 5 big tech, 5-6. La stessa cosa potrebbe succedere anche per l'S&P 500.
perché l'S&P 500 sta prendendo la stessa strada. Per quanto siano invece di 100, siano 500 aziende, è abbastanza ovvio che incominciano a pesare tanto. Diamo anche delle percentuali, perché quanto superano il 4,5-4,8, dipende poi dall'indice, un titolo singolo all'interno dell'indice, ebbene, una volta che supera questa percentuale qua, è molto probabile che si incomincia a dargli un'occhiata all'indice, quando praticamente poche aziende incominciano a superare il 4,5, incominciano ad essere troppo pesanti, mettiamola così, e quindi a influire troppo all'interno dell'indice, beh, si perde quello che è alla base poi di quello che dovrebbe essere un indice, cioè la diversificazione, e quindi perdendo la diversificazione si perde tutto. Quali aziende potrebbero guadagnare? Beh, sicuramente ci sono due o tre aziende che nel Nasdaq 100 potrebbero guadagnarci: Starbucks, Booking. Chi potrebbe guadagnare più? Mondelez, giusto per citarne tre. Ragazzi, date un'occhiata al mio sito, e una cosa vi voglio dire: non iscrivetevi, non datemi mi piace, non commentate, non voglio saperne niente di queste cose qua, voglio rimanere nel mio ghetto. E a me, ragazzi, nel mio ghetto, dal mio ghetto, non resta che ricordarvi che, come al solito, siete sempre sotto il fuoco nemico.